Cari amiche e cari amici, ricordatevi che Salvo 5.0 vive solo delle nostre donazioni. Spegni la TV e accendi il cervello. Buon pomeriggio, amiche e amici di Salvo 5.0. Siamo qui alle 17, orario tipico delle interviste, quando c'è qualche intervista. Sono oggi molto contento di presentarvi un essere umano che in rete è molto conosciuto, ma che io ancora non avevo mai avuto modo di intervistare finora. Era da mesi che qualcuno mi diceva: Salvo, ma quando è che intervisti Giancarlo di Tiamat? Ho detto: guarda, prima o poi lo faremo. E poi è capitato un motivo che, diciamo, ha accelerato questa cosa. Onestamente avrei preferito ritardare ancora l'intervista a Giancarlo e non avere, diciamo, questo motivo che è praticamente un'emergenza. Allora, Giancarlo, intanto benvenuto su Salvo 5.0. Ti prego di riassumere per il momento in modo molto rapido quello che è successo e poi naturalmente approfondiremo. Grazie Salvo per avermi invitato alla tua trasmissione, saluto a te, saluto tutti i, chiamiamoli telespettatori, siamo abituati a chiamarli così, per chi arriva dal canale televisivo. Prima di iniziare ti chiederei, se mi è permesso, vorrei esprimere tutto il mio compiacimento e lode per le forze dell'ordine di Nuoro, che la sera del 13 maggio, con notevole sprezzo del pericolo, portavano a termine una vasta operazione di servizio nei pressi dell'ospedale San Francesco di Nuoro, appunto, circondando e bloccando una decina di pericolosissimi terroristi, sventando così un attacco ai propri sistemi digerenti attraverso massicce cariche di caffè. I malavitosi sembrerebbero appartenere alla pericolosissima banda del buco e alle brigate Trick e Track e Palloncini. Ecco, questo ci tenevo a sottolinearlo. Ora, al di là della battuta, perché c'è poco da sorridere in realtà, perché ho voluto iniziare così? Perché oggi stiamo cadendo veramente nel ridicolo, in quelle azioni che spesso e malvolentieri le forze del disordine attuano nei confronti di liberi cittadini, o meglio, di liberi esseri umani, perché già il cittadino è una condizione di schiavitù. Ed è appunto uno dei tanti casi quello accaduto a Carlo, della discendenza Carta, della provincia di Nuoro, in particolare del comune di Lodè, dove c'è una situazione ormai degenerata da mesi, forzatura da parte delle forze dell'ordine, con la compiacenza e la collusione della magistratura, che ormai sappiamo cosa è in realtà, cosa si nasconde dietro di questa, stanno da tempo attuando nei confronti di Carlo delle prevaricazioni che sono sfociate, diciamo una decina di giorni fa, in una sorta di TSO, perché non si tratta effettivamente di TSO, non si capisce bene se una detenzione o un TSO, comunque avremo modo di approfondire il discorso, e fondamentalmente sequestrando un essere umano contro la propria volontà, nonostante non ci siano capi di imputazione reali e nonostante sappiamo, ne siamo a conoscenza, che sono state fatte carte false pur di attaccare questo individuo, che tra le altre cose fa parte del Tribunale Popolare sorto in Sardegna un paio di anni fa. E siccome non possono attaccare direttamente l'istituto, in quanto è un istituto popolare, quindi di un soggetto di diritto internazionale, stanno cercando di colpire ai fianchi individui come Carlo, che ormai hanno scoperto e svelato la matrice che ci governa da secoli, se non da millenni,
sviscerando la verità che si nasconde dietro queste pseudo istituzioni e portando alla luce verità scomode. Conosciamo quali sono le tecniche di convincimento di questi apparati, ormai da tempo sono arrivati spesso a tentare di fare del TSO anche nei confronti di magistrati, per esempio, caso eclatante per chi ancora non fosse a conoscenza, quello del magistrato Paolo Ferraro, che andando a toccare i poteri forti dello Stato, Stato uguale mafia, si è visto esonerato all'improvviso dal proprio incarico di procuratore della Repubblica, di sostituto procuratore della Repubblica di Roma, e poi si è visto una notifica di trattamento sanitario obbligatorio. Ecco, queste sono le metodiche dello Stato mafia, Stato italiano uguale mafia. Non ti sento più, Salvo. È vero, scusami, avevo abbassato il microfono, mi senti adesso? Eccoci. Sì. Allora, stavo dicendo bene, anche se bene purtroppo è una parola che usiamo a volte come riempitivo, ma in questo caso non c'è affatto nulla di bene. A parte il fatto che continuo ad avere problemi di connessione, quindi io comunque sto registrando, quindi noi andiamo avanti tranquilli e poi vedremo quanto sarà effettivamente uscito in diretta. Chiedo scusa a te e a chi ci sta seguendo se questi problemi che io mi vedo segnalati dal programma di regia sono effettivi. Allora, dicevamo che hanno prelevato questo essere umano senza avere un documento, una denuncia, senza che lui abbia commesso atti di violenza. Insomma, non c'è nessuno degli ingredienti tipici né per un arresto né per un trattamento sanitario obbligatorio. Ma quello che io però non ho ancora capito, nonostante abbia cercato di fare questa domanda a chi è vicino a Carlo, ma quando questi esponenti delle forze dell'ordine si sono presentati a casa sua, cosa hanno detto? Cioè, qual è stato il motivo per cui hanno suonato e hanno detto ciao, ti dobbiamo portare via? Allora, bisogna fare un passo indietro, perché a febbraio, Carlo, purtroppo sono cose che capitano agli esseri umani, si trovava in uno stato effettivamente di ebbrezza, ma all'interno della propria abitazione, non lo nasconde nemmeno lui, a causa di una questione sentimentale, chi non c'è passato, però si trovava all'interno della propria abitazione. E, diciamo che si è procurato una ferita e questo ha causato l'allarmismo della mamma che ha chiamato i sanitari, quindi si sono portati sul posto il 118, che è un classico, e poco dopo anche il medico di famiglia, però, che Carlo lo conosce bene. All'arrivo del 118 Carlo ha pregato l'addetta che è entrata a casa sua senza il permesso, senza il proprio consenso, di uscire, perché lui non solo non aveva chiamato aiuto, ma non desiderava nemmeno essere curato dal 118, perché sapeva che sarebbe arrivato il proprio medico di famiglia di lì a poco, cosa che è successa. Ti dirò di più, che una volta che il medico ha curato Carlo, ha invitato Carlo a far entrare i carabinieri perché all'esterno pioveva. Ora, da qui a passare a stilare un rapporto da parte di questi carabinieri di Lodè, dove si asserisce che Carlo ha minacciato con una mano armata, cioè ha causato delle minacce, o meglio ha proferito delle minacce a mano armata nei confronti, non si capisce bene se nei confronti del 118 dei carabinieri, il passo è lungo, anche perché c'è la testimonianza appunto del medico e probabilmente anche di altre, di terze persone. Ora però quello che io mi chiedo, sia che sia trattato di TSO, o meglio di pericolosità sociale da parte di Carlo, sia che ci siano state effettivamente delle minacce, allora mi domando, e dovremmo domandarci tutti, il perché i carabinieri, in combutta con la magistratura, hanno agito a maggio, cioè 3 mesi dopo, andando a prelevare Carlo ancora una volta nella propria abitazione. Poi non entro nel merito perché ci sono un'altra serie di aggravanti, di illeciti che hanno commesso i carabinieri e non solo, che possiamo anche poi elencare. Ci sono almeno 30 capi, cioè 30 articoli violati non solo della Costituzione italiana, visto che ci tengono tanto a sbandierare le loro leggi, il diritto positivo. Non entriamo neanche nelle leggi naturali e nel,
del documento universale dei diritti dell'uomo e quant'altro. Rimaniamo nell'ambito delle loro leggi, che leggi non sono, ma sono normative aziendali. Ormai abbiamo capito che l'Italia è essere uno Stato di diritto, ma un'azienda privata. E quindi, rimanendo nel diritto, ci sono almeno una trentina di articoli, a partire dalla Costituzione, del codice di procedura penale, codice penale e quant'altro, che sono stati violati nell'arco di questo periodo, a partire dal 9 febbraio sino al 12 di maggio. Ecco, quindi il prelievo forzoso, per quanto accompagnato da un documento, da un atto della magistratura, praticamente parte da delle false dichiarazioni da parte del comandante della stazione Carabinieri di Lodè, che pare abbia compilato degli atti che non rispondono assolutamente a verità, e non solo, ma anche a quanto degli illeciti all'interno dell'abitazione di Carlo, e ha fatto delle perquisizioni illegittime, sequestrato del materiale, nonostante non ci fosse né mandato né presupposti per fare ciò. Ora, la nostra preoccupazione qual è? È quella che questi elementi, che non oso definire, non sanno come sbrogliare la matassa, perché si stanno rendendo conto che più passa il tempo, più la matassa si sta imbrogliando. Perché se ci sono stati, come siamo sicuri, certi che ci sono stati e continuano ad esserci degli illeciti, e sono anche documentati da dei video che si possono trovare facilmente in rete, caricati o meglio registrati dal diretto interessato per tutela del proprio individuo, del proprio essere, si può evincere da questi video e da questi audio che ci sono dei veri e propri abusi, e che Carlo non è assolutamente in condizione di non intendere di volere. E si comprende un po' meglio tutto l'escursus che Carlo sta passando. Quindi violazioni su violazioni. Ora è chiaro che se non riescono a trovare la soluzione, non escono bene questi signori per niente, tant'è che stanno anche screditando l'operato dei medici del San Francesco di Nuoro, del reparto di psichiatria, che hanno più volte oramai, anche in commissione congiunta, dichiarato che Carlo non ha bisogno di alcun intervento medico, perché è sano di mente, però il magistrato ha ordinato ancora una volta, l'ennesima volta, una verifica medica, un controllo, un check-up da parte di uno psichiatra esterno. Ora ci chiediamo perché tutta questa insistenza. Evidentemente si vuole far passare per pazzo un individuo che pazzo non è. Questo per giustificare tutte le loro malefatte attuate sino ad oggi. Ok, bene, io ti ringrazio per questo riassunto. Quindi, cari amici, non so se è chiaro, anche perché a causa dei problemi di rete che adesso sembrano risolti, probabilmente avete anche perso qualcosa, ma per chi sta guardando adesso in diretta, non preoccupatevi, perché poi la registrazione sarà integrale. Comunque, quello che Giancarlo ci ha riassunto in modo cristallino è che senza un mandato reale, senza che sia stato contestato a Carlo alcun crimine, senza che ci siano motivazioni altre di carattere medico, eccetera, perché ammesso che ci possa essere un collegamento con quello che era successo, cioè questo stato di ubriachezza, diciamo, però è una cosa che risale a diversi mesi prima, quindi voglio dire, se tu hai paura che uno si procuri del male o faccia male ad altri, non è che vai a prenderlo dopo 3 mesi, cioè non ha proprio assolutamente senso. Quindi in effetti, che cosa hanno fatto? Perché l'hanno fatto? Infatti Giancarlo parla di matassa ingarbugliata. Ma lo stato attuale, cioè oggi, giovedì 20, cos'è il 25? 25 maggio alle 17:14, Carlo dove si trova? In che stato si trova dal punto di vista giuridico? Ecco, dal punto di vista giuridico non è ben chiaro, perché risale ad oggi la richiesta da parte di Carlo, scritta, indirizzata alla presunta magistratura di Nuoro, di conoscere i capi di imputazione, perché non si capisce bene quali siano in realtà le accuse nei confronti di Carlo. Cioè, c'è un TSO o c'è una detenzione nei suoi riguardi? Se c'è un TSO è assurdo, perché i medici sono espressi più volte dichiarando che non è assolutamente necessario continuare, e tra l'altro dichiarando con un certo nervosismo, perché si trovano in una condizione di di totale complicità con la magistratura in questa detenzione illegittima.
Se invece è in detenzione non si capisce perché debba stare in un ospedale psichiatrico quando non corre nessun pericolo né per sé né per terze persone. Ora, da qui a ricevere delle comunicazioni, sappiamo quali sono i tempi della magistratura, consideriamo che Carlo è già sotto sequestro da 13 giorni, da ben 13 giorni, senza notizia alcuna. Posso però dire che giorni fa una delegazione della magistratura, o meglio, il pubblico ministero, giudice, avvocato e 15, ben 15 appartenenti alle forze dell'ordine hanno interrogato Carlo e da questo colloquio però è emerso un grave inadempimento, un probabile, quasi certo inadempimento da parte della magistratura che non ha vagliato a quanto pare la documentazione che Carlo ha prodotto in sua difesa contro i carabinieri del proprio paese. E questo è un fatto gravissimo, perché se andiamo a vedere del loro diritto positivo le regole, le leggi che hanno a questo punto violato non solo i carabinieri ma anche la magistratura, stiamo parlando di uno stato di dittatura e uno stato di mafia, mafioso e massonico all'interno di quelle che sono le cosiddette procure della Repubblica. Mi congratulo, invece apro una parentesi, con i medici del San Francesco che hanno mostrato tutta la loro professionalità e fortunatamente sono uno di quei reparti, di quegli ospedali che non sono caduti nella morsa della massoneria deviata e che utilizzano i TSO per far tacere gli individui scomodi al sistema. Quindi una lode nei confronti dei medici del San Francesco. Ecco, cosa che non è possibile. Scusami, no, prego, però finisci il concetto, prego. Ecco, cosa che non c'è stata invece da parte dei magistrati, che tra l'altro, ribadisco, senza una dichiarazione di pericolosità di Carlo, senza pericolo di evasione o quant'altro, Carlo non ha precedenti, una persona conosciuta e ben voluta in paese. Si sono presentati con 15 appartenenti alle forze dell'ordine, forse nemmeno Totorina aveva un numero di individui di scorta come in questo caso. Ok, allora volevo farti due domande. La prima è questa: ma tu hai lodato i sanitari che operano all'ospedale, e beh, una volta tanto che c'è qualcuno che svolge un ruolo pubblico e lo fa bene, anche se io non conosco i dettagli, mi associo, diciamo, al tuo elogio. Ma quindi mi pare di capire che loro, diciamo, sono stati costretti a prendere in carico Carlo, ma per esempio non gli hanno somministrato dei farmaci contro la sua volontà? Assolutamente no, né in questa circostanza né nella prima circostanza a febbraio. Aggiungo, perché non l'ho detto prima, un particolare, che Carlo è stato portato contro la sua volontà anche a febbraio presso la caserma dei carabinieri prima e successivamente dopo un paio di ore presso il San Francesco, ma semplicemente è stato trattenuto dai sanitari per smaltire la sbornia. Non è stato mai, ripeto mai, né nella prima circostanza né nella seconda, oggetto di trattamento attraverso farmaci di qualunque genere. Bene, bene. E allora veramente, a maggior ragione, ora che ho capito meglio grazie a quest'ultima precisazione, mi unisco all'elogio a questi medici, quindi ancora qualche medico con un minimo di coscienza esiste, e quindi onore a questi. Beh, però adesso la prossima domanda che dobbiamo farci e che io rivolgo a te è: ma Carlo ha il supporto di qualcuno, a parte tutti voi, tu stesso che sei qui oggi ad aggiornarci, un avvocato, il medico di famiglia, cioè come se ne esce? Cioè, aspettiamo che loro, bontà loro, decidano di liberarlo da una prigionia che ufficialmente non esiste? Cioè, quali saranno i prossimi eventi? E soprattutto, da quanto tempo lui si trova in questo stato di detenzione di fatto? Allora, lui si trova in questa condizione già da ben 13 giorni, senza alcun atto scritto. Proprio oggi, perché naturalmente lui è in stato, si può dire, di isolamento, può essere visitato solo dai parenti, gli hanno tolto la comunicazione con l'esterno. Questa è un'altra violazione ai propri diritti, che sia il TSO che sia in detenzione non ha nessuna importanza. È stato piantonato a fasi alterne, quindi questo la dice lunga sulla effettiva pericolosità, perché se no un individuo è pericoloso dovrebbe essere guardato a vista, e quindi fanno un po' come gli pare. Questo per far capire quanto questi signori che impongono il rispetto della legge altrui sono i primi ad evaderla. Per quanto riguarda gli incartamenti, purtroppo in questa condizione un po' critica,
le difficoltà le abbiamo avute, quindi Carlo solo oggi è riuscito a inoltrare una formale richiesta di conoscere gli eventuali capi di imputazione e nominare sia il medico di fiducia per una consulenza di parte, per una perizia di parte, e sia anche un consulente legale, che però questa è una procedura che non è ancora attuata, più altri incartamenti. Il punto qual è? E qui ci tengo a sottolinearlo, perché Carlo sa il fatto suo ed è possibile ascoltare le sue dichiarazioni innanzi ai carabinieri, mentre invece questi ultimi fanno delle pessime figure, dimostrando tutta la loro incompetenza e mancanza di professionalità. Ma è tutto online, quindi chiunque può sentire, può vedere le immagini delle registrazioni. Ribadisco, messe online per tutela di Carlo, sono registrazioni che lui ha fatto per la propria tutela. E quindi gli atteggiamenti di questi signori poco trasparenti hanno portato a questa condizione di precarietà e di incertezza. Ora, sicuramente ci saranno altri passi da compiere, stiamo valutando anche di avvicinare dei consulenti legali, anzi si sono già hanno già dato la propria disponibilità, non in quanto legali ma in quanto consulenti, perché Carlo da sovrano, da buon sovrano, non si è mai identificato nella finzione giuridica, e questo mette in seria crisi i magistrati, perché sanno benissimo che loro possono agire solo ed esclusivamente sulla persona giuridica o in tutte le forme giuridiche nelle quali i poveri cittadini incompetenti e incoscienti si identificano ogni giorno attraverso documenti di identità e quant'altro. Quindi Carlo non si è mai identificato nemmeno davanti al magistrato durante la commissione in ospedale come finzione giuridica o come persona giuridica, e questo la dice lunga su gli atteggiamenti che questi signori stanno attuando nei confronti di Carlo. Ok, e a questo punto ti chiedo una previsione, anche se è chiaro che non deve essere facile, ma tu che conosci la situazione a fondo, conosci anche i magistrati della vostra zona, eccetera, l'hai già detto chiaramente, hanno fatto una cazzata, tu non hai usato questa parola, però insomma più o meno il concetto è questo, e adesso non sanno come uscirne, ma prima o poi dovranno trovare un modo, non è che possono detenerlo a vita senza neanche che si sappia il motivo. Quindi tu cosa prevedi? Che lo tengano ancora qualche giorno e poi dicono vabbè, ciao, sei stato bravo, ti lasciamo andare? Oppure sarà necessario arrivare alla Corte dei diritti dell'uomo? Cioè, veramente, io non immagino come possa sbrogliarsi questa matassa. Guarda, per come la vedo io, Salvo, innanzitutto rivolgersi a corti togate, che siano nazionali o internazionali, ha una valenza uguale a meno zero. Perché sappiamo ormai benissimo che i giudici, presunti tali, in quanto non sono giudici, non amministrano la giustizia, ma sono amministratori di beni commerciali dell'azienda Italia, quindi sono delle funzioni amministrative che fanno i propri interessi, gli interessi della corporazione Italia, sia a livello nazionale sia a livello nazionale, sono pagati dalle banche, quindi da istituti privati, non possono fare gli interessi dei cittadini. Cioè lo Stato è qualcosa che esula dalla nazione o dalla popolazione. Io sfido chiunque a trovare un magistrato onesto all'interno di una magistratura nazionale e internazionale che dovrebbe inquisire lo Stato attuale, il legittimo italiano, quindi le funzioni, le cariche dello Stato, pagate dalle banche, quindi inquisire le banche che sono le stesse che pagano gli stipendi ai magistrati. Allora non possiamo affidarci a dei magistrati togati pagati dalle banche. La stessa Dudo, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e poi possiamo vedere nel dettaglio qual è l'articolo, riconosce che l'individuo ha diritto a un procedimento, a un processo da un tribunale imparziale. Dov'è l'imparzialità all'interno di magistratura che è pagata dalle banche, cioè dalla BCE, da una tipografia privata? Non c'è nessuna imparzialità, né a livello nazionale né a livello internazionale. Ha più valenza il nostro Tribunale Popolare, per assurdo, che assurdo non è, in realtà è così, perché il Tribunale Popolare nasce dall'autodeterminazione e dalla sovranità del popolo, ma una sovranità non che deriva da una Costituzione, che per quanto vogliamo ancora darle retta e carta straccia per tanti motivi che adesso non stiamo ad analizzare, ma anche volendo prenderla in considerazione,
Semmai è l'esatto contrario, sulla Costituzione è stato scritto che il popolo è sovrano perché è un dato di fatto, perché al di sopra dell'essere umano, della popolazione, non c'è assolutamente niente, tantomeno uno Stato che è un ente non tangibile, fittizio, che non può dialogare, in quanto non esistente da un punto di vista della tangibilità, non può dialogare con un essere umano. E qui c'è anche una sentenza importantissima della Suprema Corte degli Stati Uniti che spiega questo, addirittura di più di un secolo fa. Lo Stato può dialogare solo con un altro Stato, non può essere portato a livello dell'individuo, che è al di sopra di qualunque cosa. È l'individuo, sono i popoli che hanno creato tutto e i popoli possono smontarli. Da qui l'esigenza e il fatto che in Sardegna abbiamo creato, perché autodeterminati, il primo tribunale popolare, che però al sistema dà fastidio. E siccome purtroppo numericamente siamo ancora pochi, cercano di infliggere delle perdite colpendo ai fianchi, e questo è un classico esempio. Senti Giancarlo, c'è una domanda dal pubblico a cui do la precedenza e poi ti faccio quella che avevo in serbo. Andrea dice, cioè mi chiede di chiederti come mai nel video fatto da Carlo si sente la parola domiciliari da parte dei carabinieri. Guarda, io non ho avuto modo di ascoltare tutti i video. Ti posso dire però che è probabile che ci sia un atto, un'ordinanza da parte del magistrato di arresti domiciliari. Ma per quale motivo? Di cosa stiamo parlando? Di un episodio accaduto 3 mesi prima all'interno della propria abitazione, dove non c'è stata alcuna minaccia, dove non c'è stato pericolo per alcuno, dove i carabinieri sono entrati per prendere il caffè su invito di Carlo, che la mamma ha gentilmente offerto, e nel contesto di questi avvenimenti i carabinieri senza mandato hanno perquisito la casa di Carlo, hanno aperto un'abitazione attigua, quella di Carlo, sebbene di proprietà della mamma, che comunque non aveva pertinenza con i locali dove stavano accadendo questi fatti, quindi sforzando una porta e prelevando oggetti vari un po' ovunque e poi ponendoli sotto sequestro senza giustificato motivo. Ma al di là di questo, ribadisco che i fatti sono avvenuti a febbraio, mentre l'ordinanza di eventuali arresti domiciliari è accaduta a maggio, ma forse solo perché Carlo non riconosce questi istituti privati e non si è presentato davanti al magistrato, non ne ha la facoltà, perché è un individuo sovrano, e noi come tribunale popolare, questo a loro non gli è garbato assolutamente. Il giorno che Carlo avrebbe dovuto facoltativamente presenziare davanti al magistrato della procura di Nuoro, noi abbiamo notificato in cancelleria l'apertura di un'inchiesta in qualità di tribunale popolare nei confronti del pubblico ministero che sta abusando in combutta con i carabinieri di questa situazione e della bontà di Carlo. Quindi, se ho capito bene, ci sarebbe un atto che da parte loro giustifica questo arresto, arresti domiciliari, eccetera. Cioè lui era stato convocato da un magistrato togato e Carlo come persona e voi tutti come tribunale popolare avevate rifiutato questa convocazione, ho capito bene? Carlo non riconosce l'autorità del tribunale nei confronti di un essere umano, quale lui è, in quanto non ha mai commesso alcun danno nei confronti di terzi o di proprietà di terzi. Non solo, ma ha diritto a scegliere un tribunale, quindi ha tutto il diritto di essere, nel caso in cui ci fossero delle denunce, da parte di chi che sia, ma non ci sono, di essere giudicato da un tribunale alla pari e non da degli amministratori giudiziari, cioè non da degli amministratori che fanno finta di essere dei giudici, di una corporazione privata qual è l'Italia e qual è la procura di Nuoro con tanto di dance number, quindi numero partita IVA internazionale, e sappiamo ormai che l'Italia è un'azienda privata iscritta alla SEC di Washington e tutte le emanazioni di questa sono in realtà delle entità commerciali che fanno commercio, in particolare commercio di anime, e non fanno sicuramente giustizia. Ormai la Matrix è svelata, Babilonia è crollata, se ne devono fare una ragione, è inutile che insistano con questi atteggiamenti prevaricatori perché non faranno altro che peggiorare la situazione. Ti posso dare un'anticipazione, ma sono sicuro di esprimere in queste mie parole il pensiero di Carlo, perché Carlo ormai lo conosco bene.
Io sono certo che Carlo accetterebbe delle scuse e chiuderebbe la faccenda qui, perché quello che lui sta facendo oggi lo sta facendo per tutti, e di questo ho avuto modo di scambiare con lui il giorno che sono andato, quando siamo andati come delegazione in ospedale. Se questi personaggi, queste maschere, perché sono delle maschere, no? Svolgono delle funzioni nel momento in cui indossano questi abiti neri, tra l'altro, da buoni maghi neri, cultori del dio Baal, quindi dei satanisti fondamentalmente, preti, gendarmi e giudici sono alla stessa stregua, e l'Inquisizione romana, che non è mai tramontata, ma si è solo camuffata per apparire, per modernizzarsi. Allora, Carlo, io sono sicuro che accetterebbe le scuse e chiuderebbe la situazione qua, da essere umano, perché Carlo è un essere umano ed è un vero sovrano. Ricordiamo che la sovranità è su se stessi, chi si dichiara sovrano è sovrano del proprio corpo. È un anarchico, è vero, ma ricordiamo che anarchico non significa un folle senza regole. Anarchia significa non assenza di regole, ma assenza di padroni. E poi è stato un termine dispregiativo, appioppato a coloro che invece avevano capito che la vera libertà è proprio l'anarchia. Quindi Carlo, da essere umano, sono certo che accetterebbe le scuse, ma siccome questi non sono degli esseri umani, ma sono dei pagliacci, sono delle maschere, sono dei buffoni fondamentalmente, e sono attaccati esclusivamente al denaro, mentre Carlo, appartenente al Tribunale Popolare come segretario, non ha compensi economici come non li ha nessuno di noi, e da qui l'imparzialità e la non corruttibilità di un tribunale popolare. Sono certo che accetterebbe le scuse, ma dubito che questi lugubri e oscuri personaggi siano tali da ammettere le loro colpe davanti alla popolazione. Bene, Giancarlo, io ti ringrazio moltissimo, hai fornito veramente tanti dettagli. Certo, mi viene da dire, volendo fare a tutti i costi l'avvocato del diavolo, diciamo come intervistatore, facendo finta di fare come un Vespa qualunque o un Fazio qualunque, dico vabbè, però Carlo se l'è cercata, perché lui non ha rispettato l'ordine di un giudice, che è una delle massime espressioni dello stato di diritto in cui noi viviamo. Attenzione, ho fatto la premessa, ma lo vorrei ribadire, questa è una cosa che verrebbe osservata da chiunque ancora dentro la Matrix, che non ha neanche un barlume di visibilità su come stanno le cose. Ecco, quindi secondo te oggi qual è la percentuale di esseri umani in Sardegna, secondo me è più alta che nel resto d'Italia, ma comunque in generale, di persone che stanno cominciando a capire e che quindi di fronte a una cosa del genere pronunciata da un, chiamiamolo, giornalista, farebbe una risata affettuosa e poi spiegherebbe le cose che tu hai già spiegato. Ecco, secondo te in Sardegna quanti sono quelli che stanno cominciando a capire? Guarda, la percentuale chiaramente è bassa, è bassissima. Adesso non so dirti se in Sardegna effettivamente è maggiore o minore, ma direi che è un po' uguale ovunque, ma non si tratta solo dell'Italia. Qua questo risveglio è a livello globale. Certo è che è in continuo aumento, non solo, ma si stanno avvicinando a noi ormai già da tempo, in alcune forme più palesi, in altre meno, appartenenti alle forze dell'ordine, ma anche avvocati, soprattutto quegli avvocati che in totale onestà hanno abbandonato la toga, perché finché rimangono all'interno del sistema sono corruttibili e corruttori alla stessa stregua di coloro che difendono o accusano durante i procedimenti. Ora, il punto del magistrato è che Carlo chiaramente fa parte di quella percentuale che sa benissimo come funziona la Matrix e sa benissimo che loro non hanno autorità sull'individuo, e quello che stanno facendo in realtà lo stanno facendo da perfetti pregiudicati, sono dei terroristi. I sostituti procuratori e il giudice che stanno agendo su Carlo sono dei terroristi, e la popolazione prima o poi arriverà ad inquisirli. Loro hanno solo un'arma, quella dell'intimidazione, da perfetti boss malavitosi e i loro tirapiedi. Quindi mi rivolgo alle forze dell'ordine, quelle incoscienti, incompetenti, traviate chiaramente, di svegliare le loro coscienze, perché sono al soldo di boss malavitosi, sono dei picciotti, e finché indosseranno quelle divise saranno complici di atti terroristici e di crimini contro l'umanità. Bene, io spero che siano in tanti ad ascoltare questo messaggio, caro Giancarlo, perché è chiaro che
i tempi sono maturi, però mi spiace che tu abbia confermato quello che io temevo, quello che io sentivo, e cioè che ancora la percentuale di persone con un minimo di consapevolezza, poi è chiaro che la consapevolezza non è digitale, si parte da avere qualche dubbio all'inizio e piano piano si arriva a una consapevolezza sempre maggiore. Io stesso, che mi sento illuminato, credo di dover imparare ancora milioni di cose, però rispetto a 3-4 anni fa, quando ho cominciato, qualcosino ho cominciato a capire, ma siamo veramente in pochi, purtroppo. Io anch'io vorrei unirmi al tuo appello alle forze dell'ordine, perché sicuramente ci sono all'interno di esse, come esseri umani, ce ne sono tanti che sono onesti, che hanno una coscienza, e allora se state cominciando a capire di esservi messi dalla parte sbagliata, di servire dei criminali, beh, dovete avere il coraggio intanto di cominciare a dire no quando vi ordinano di fare qualcosa che è contraria ai diritti di altri esseri umani, e poi appunto dovreste anche smettere di indossare la divisa. Certo, capisci Giancarlo che è complicato, no? Perché ciascuno di noi ha una coscienza, qualcuno prova a fare qualcosa in vario modo. Adesso non voglio fare né autoelogi né elogi a te per quello che tu sei riuscito a realizzare in termini di libertà e di sovranità, però in generale mi metto un po' nei panni di quello magari che ha 3-4 figli da sfamare, come fa? E questo si lega anche a una domanda che arriva da una nostra ascoltatrice, che dice: ma se uno fa la dichiarazione di sovranità individuale, ha diritto alla pensione? Ammesso che la cosa gli interessi? Sì. Sì, no, permettimi, caro, perché questo fa parte purtroppo dell'indottrinamento plurisecolare. Dico solo che, come Mussolini a suo tempo introdusse la pensione, qualcun altro può pensare tranquillamente di toglierla. Ed è quello che faranno, perché qui la supposta la stanno infilando lentamente, ma poi neanche tanto lentamente. Ma se la gente pensa che un domani avrà la pensione, beh, ha fatto male i suoi conti. Perché intanto stanno tagliando gli stipendi alle forze dell'ordine, stanno declassando l'arma dei carabinieri, per quanto è comunque un istituto mafioso, né più né meno come la finanza e la polizia. Ricordo, per chi non lo sapesse, che le forze dell'ordine in Italia sono state tutte istituite dalla famiglia massonica mafiosa dei Savoia, non certo per tutelare gli interessi dei cittadini e del popolo, ma per curare i propri interessi, soprattutto economici e di potere. Ma al di là di questo, perché poi bisogna distinguere i vertici, bisogna sempre distinguere i vertici dalla base, non a caso vengono selezionati con dei test psicoattitudinali, nel senso che devono essere, devono avere l'attitudine per essere dei buoni servitori. Ma al di là di questo, ritornando al discorso delle pensioni, mi dispiace, ma noi che siamo chiamati complottisti, chissà perché alla fine ci azzecchiamo sempre, anche se è una questione poi di anni, da quello che noi dichiariamo a quello che poi accade. Beh, incominciate a prepararvi, perché questa società non vuole il vostro benessere, vi sta distruggendo e lo sta facendo in tutti i modi possibili e immaginabili. Se poi vogliamo far finta di non vedere quello che ci accade attorno, beh, questo è un altro paio di maniche. Quindi addio pensione, signori, qua bisogna cominciare a ragionare in modo diverso. Ma attenzione, e questo ci tengo a sottolineare, non facciamo la fine della Grecia, cerchiamo di svegliarci per tempo, perché loro vogliono il caos sociale, perché nel caos sociale sguazzano. È vero, è vero. Purtroppo diciamo che è un progetto. Ora il discorso è: riusciamo a raggiungere una massa critica prima che il progetto raggiunga il termine o no? È questa la domanda. Però ne ho un'altra, forse più interessante, Giancarlo. Il Tribunale Popolare a cui avete dato vita, da quanto tempo è stato istituito e che cosa è riuscito a fare fino ad oggi di concreto? Guarda, è stato istituito circa 2 anni fa, di concreto purtroppo poco, se non qualche comunicazione ufficiale, anche perché manca del numero legale previsto dal suo stesso statuto e ordinamento, in quanto per poter aprire un'udienza chiaramente servono giudici non tanto in qualità di giudicante, perché chi giudica è la giuria, ma in qualità di super partes, che fa in modo, grazie alla sua esperienza, che il procedimento si svolga in modo corretto. Chi giudica è una giuria composta da 12 individui sovrani, non sicuramente da cittadini schiavi, perché non hanno la consapevolezza per poter ricoprire questo incarico, e più altre figure che svolgono varie funzioni all'interno del procedimento. Quindi i procedimenti non sono ancora iniziati, abbiamo soltanto delle carte,
Quindi, se per questo non abbiamo neanche, inutile nasconderlo, al momento lo abbiamo avuta mesi fa una sede provvisoria, siamo alla ricerca di una sede, abbiamo iscritti comunque in tutta Italia, non siamo l'unico tribunale esistente nel mondo di legge naturale, di common law, in Italia ci risulta essere l'unico, però ce ne sono altri in altri paesi. Però la valenza del tribunale, al di là della legge, è data dalla sovranità del popolo. È il popolo che deve essere autodeterminante e non viceversa, perché se andiamo a analizzare bene come sono nati i tribunali togati, capiamo che se c'è qualcosa di illegittimo sono proprio loro, perché si sono creati, autocreati, autodeterminati all'interno di circoli massonici, quali sono quelli universitari, gestiti per lo più da massoneria deviata, dove viene insegnata quest'arte occulta, in quanto tale, proprio derivante dalla gilda, da una delle gilde formata dalla famiglia Medici secoli or sono, e quindi con un linguaggio conosciuto solo dagli addetti al settore, e quindi è un qualcosa autodeterminato che parla invece del popolo, mentre il popolo non ha mai dato alcuna autorizzazione, alcuna delega a questi signori di rappresentarli all'interno delle udienze. Qui dovremmo entrare nel discorso del nome legale, ma credo che oggi insomma ci porterebbe lontano. Invito tutti coloro che ascolteranno o che sono in diretta in questo momento ad andare a approfondire il discorso del nome legale e della grande truffa che c'è ai danni dell'intera umanità perpetrata da quello che una volta era l'impero romano e che ci rende oggi schiavi attraverso l'uso del nome legale e attraverso anche un altro strumento che è proprio quello della moneta oggi non sovrana. Certo. E come? Questo, guarda, quell'ultimo argomento che hai toccato, quello della moneta non sovrana, è uno dei punti forti di questo canale, forti nel senso che lo trattiamo molto spesso, ecco, non perché sia forte, perché qua di forte non c'è niente. Senti... Permettimi, ma... Prego. Se mi permetti, a questo punto, visto che abbiamo toccato questo argomento, io ti pregherei di lasciarmi 2 secondi per fare un appello. Noi abbiamo un progetto di moneta veramente validissimo. Non voglio preannunciare di cosa si tratta perché ci stiamo lavorando da tempo. Abbiamo necessità di programmatori. Abbiamo necessità di programmatori perché a breve uscirà pubblicamente la nostra iniziativa, è composta da individui sovrani di tutta Italia. È un progetto veramente all'avanguardia. Penso che non ci sia nessun progetto alla pari del nostro, non voglio dire che siamo bravi, voglio dire che se viene fuori un progetto migliore del nostro siamo i primi ad accodarci. Però al momento pare essere il migliore in assoluto. Nel momento in cui usciremo pubblicamente ci mancherà la parte più importante, la gestione manageriale, la gestione software del progetto, quindi abbiamo necessità, perché sarà un open source, di programmatori. Più programmatori parteciperanno al nostro progetto, prima uscirà questo progetto di moneta. Parlo di moneta, non di valuta, quindi con qualcosa che è tangibile, con qualcosa che alle spalle ha un vero valore. E non voglio anticipare altro, però ti farò sapere anche a te quando saremo online, e io ti prego di diffondere questa nostra richiesta di partecipazione senza contributo in euro, perché dobbiamo dimostrare innanzitutto a noi stessi che possiamo fare anche senza l'euro e costruire qualcosa che sostituirà questa moneta truffa, con un lavoro di collaborazione da parte di tutti coloro che hanno ci hanno messo del proprio e ci hanno messo il cuore. Bene, io ti ringrazio. Ti ringrazio. Guarda, ripeto, questo argomento, Giancarlo, mi interessa moltissimo, quindi non appena hai delle novità, ormai siamo in collegamento anche diretto tramite il telefono, quindi ti prego di farmelo sapere, così potremo approfondire. Senti, vorrei leggerti un messaggio che arriva da un amico affezionato di questo canale, che si chiama Angelo Terra. Dice: ciao Salvo, grazie di aver invitato Giancarlo, persona che ha capito quasi tutto, e dico quasi perché si può sempre imparare. La mia domanda per Giancarlo è questa: tu sei sempre in prima fila per proteggere i fratelli sovrani, ma per quanto ti riguarda, hai subito minacce e o intimidazioni? E come hai reagito? Grazie e un forte abbraccio. Allora, personalmente io credo che abbiamo a che fare con individui che conoscono bene il nemico tra virgolette, in realtà.
perché poi siamo tutti sulla stessa barca, che sta affondando però. E sanno benissimo anche con chi prendersela o chi no. Per quanto mi riguarda, sicuramente hanno tentato di fare qualcosa colpendo i fianchi, ma non mai me direttamente, anche perché avrebbero poco da fare, insomma, probabilmente sanno che il mio giuramento è fatto col sangue e non posso venire meno al mio giuramento, quindi andrò avanti nelle mie battaglie. Posso ricordare sicuramente un esempio, anzi più di uno, per taluni banale, quello del furto della mia auto, perché la mia auto è stata, ricordo, rubata dalla cosiddetta Polizia Municipale di Sassari, quelli che io chiamo i ladri d'auto e di motorini. Sono esperti in furti d'auto e di motorini i vigili urbani di Sassari. Io continuo a chiamarli vigili urbani perché questo meritano, e altri mascherati. Ma hanno rubato la macchina perché non si sono permessi di farlo i carabinieri in mia presenza, in quanto hanno compreso le mie argomentazioni, mentre i vigili un paio di anni fa hanno rubato la mia macchina in mia assenza, adducendo al fatto che io circolavo senza assicurazione con delle targhe false. Non è vera la prima, o meglio non è vera la seconda, la prima è vera in parte, nel senso che io non posso pagare un'assicurazione con una moneta truffa. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ci vogliamo rendere conto che è tutta una grande presa in giro, una messa in scena? Noi siamo gestiti da una tipografia, perché la BCE non è una banca, è una tipografia che stampa coriandoli e gestisce centinaia di milioni di persone con della carta straccia. E io dovrei pagare un'assicurazione quando le banche creano denaro dal nulla? Io cosa dovrei fare? Dovrei pagare un'assicurazione con questa moneta straccia, con questa truffa? Allora cominciamo a capire che dietro tutto questo meccanismo c'è ben altro, perché se ci limitiamo al discorso del biglietto del tram, il biglietto del treno, l'assicurazione e quant'altro, allora non abbiamo capito che noi siamo in una condizione di schiavitù, lo siamo da molto tempo, e per uscirne bisogna analizzare le cose a monte. Poi concordo con quanto detto, c'è sempre da imparare, assolutamente, questo vale per tutti, e niente, quello che posso dire è lanciare un appello di collaborare e di smetterla di identificarsi in varie associazioni, associazionismi, loghi, bandiere, e cominciare a essere tutti esseri umani, perché così abbiamo visto anche in queste circostanze di Carlo che se non ci si identifica in nessuna associazione in particolare, si agisce come esseri umani, siamo tutti uniti. E ti posso garantire che la questione di Carlo sta mobilitando veramente, veramente tantissima gente in ogni settore sociale e territoriale, non solo dell'isolano sardo, ma anche nazionale italico. Bene, Giancarlo, io vorrei farti un'ultima domanda. Tu hai citato più volte la massoneria. Io non sono affatto esperto, ho capito veramente poco della massoneria, ma quel poco che ho capito mi è bastato per farmi un'idea. Diciamo che io ho preso una frase molto nota che è stata pronunciata da Peppino Impastato nei confronti della mafia. Lui diceva che la mafia è una montagna di merda, e io l'ho un po', diciamo, adattata ai nostri tempi. La mafia è un'associazione di manovalanza per conto della magistratura, per conto dei servizi segreti, per conto della massoneria. Quindi la mafia, diciamo, è uno o più gradini più in basso rispetto al vertice, diciamo, della criminalità organizzata, che si configura proprio nella magistratura in primis, che sono fra i più potenti a livello nazionale, e poi nella massoneria. Ecco, però, quando io dico questo, e quindi la mia frase è la massoneria è una montagna di merda, ogni tanto c'è qualcuno che dice: Salvo, però vanno fatti dei distinguo. Non tutta la massoneria è cattiva, c'è la massoneria deviata, quella brutta, ma c'è anche la massoneria buona. Prima di darti la parola, io ti dico quello che rispondo. Dico, io non metto in dubbio che ci siano delle persone che si iscrivono a questa massoneria in buona fede, pensando veramente di portare a termine degli obiettivi filantropici. Quindi sicuramente quelli di basso livello saranno anche delle brave persone, ma più si sale e più si va a finire lì. Quindi la mia opinione è che non si deve fare nessun distinguo, la massoneria per me è una merda, punto. Qual è la tua opinione su questo argomento?
Guarda, la mia opinione è semplice. Quando entri a far parte di una qualunque organizzazione, di qualunque aspetto, di qualunque matrice, che sia sociale, politica, economica, religiosa e quant'altro, stai vendendo la tua anima e stai abbandonando il percorso di crescita individuale che porta al risveglio coscienziale. Quindi è vero che la massoneria è iniziata con dei buoni propositi, in contrasto a quella che era la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, la finta religione fondamentalmente. E poi una parte, una buona parte oggi, purtroppo, con la sua devianza, ha fatto sì che si sviluppasse tutto questo meccanismo contorto e satanico. Anche qui bisognerebbe approfondire poi sul significato di satanismo. Ma al di là di questo, volevo innanzitutto fare una precisazione sul discorso del potere dei magistrati. Il potere dei magistrati ce l'hanno perché gliel'abbiamo concesso noi con la nostra ignoranza e a causa dell'indottrinamento che sapientemente nei secoli l'impero romano attraverso soprattutto negli ultimi secoli i gesuiti ha saputo incutere nelle masse. E, per quanto riguarda la massoneria, è vero che man mano che sali nei livelli hai delle conoscenze sempre più addentrate nell'occulto, quindi nella magia. Ricordiamoci che la magia è magia, non c'è magia nera e magia bianca, la magia è magia. È come avere una zappa in mano: se tu con la zappa ci ari la terra, ne raccogli i frutti; se la tiri in testa a un povero Cristo, gli spacchi la testa in due, ma è sempre una zappa. Quindi la magia è magia, è conoscenza delle arti occulte e delle forze che governano l'universo, le puoi usare per il bene comune dell'umanità oppure per interessi proprio o di qualche casta in particolare. Ora, la massoneria usa la magia come la usa la Chiesa, e purtroppo non in positivo. Sta a chi ne fa uso di questa magia, del fine ultimo per la quale ne fa uso e consumo. Ok, quindi questo che tu hai detto significa che secondo te ci sono magari delle logge o parti di logge che possano avere degli obiettivi leciti, e quindi è un po' troppo generica la mia accusa, la massoneria tutta è una montagna di merda? Nel senso che, per come ti dicevo, per come la vedo io, comunque qualunque massoneria, e quindi aggregazione per fini comuni, non ha un aspetto positivo in generale, cioè secondo me la crescita deve essere individuale. Perciò appartenere a una massoneria, qualunque essa sia, che sia protratta per il bene o per il male, allontana l'essere umano da quella che è la sua condizione reale di esperienza di vita su questo piano dimensionale. È chiaro che però ci sono delle massonerie che comunque si adoperano per meri scopi economici di potere, e ce ne sono altre che magari un po' più alla buona, diciamo, che però comunque sia, diciamo che tendono a fare gli interessi sì in positivo, ma dei consociati, non tanto dell'umanità, dell'umanità intera. Diciamo che per essere più precisi è comunque una scelta individuale, perché quando entri nella massoneria comunque devi seguire i loro dettami, non puoi fare di testa tua, ci sono delle regole da seguire, e lo sviluppo interiore massimo dell'individuo si può avere esclusivamente in un percorso individuale, perché sei tu stesso che detti le leggi, le tue leggi della tua esperienza di vita, non hai terzi che ti impongono alcunché. Bene, ti ringrazio Giancarlo per questa risposta, perché appunto io, come ho detto prima, non conosco in modo approfondito la massoneria, e in qualche modo hai confermato, diciamo, la pensi abbastanza similmente a come la penso io, però hai aggiunto dei dettagli sicuramente importanti. Senti, ti leggo un'ultima domanda, le domande sono tante in effetti, però dice: senti, ma se tu quando vai in auto hai un incidente e danneggi qualcuno, come fai, visto che non paghi l'assicurazione? Bene, invito a chi ha fatto questa domanda a capire come funziona la moneta scritturale, e così capisce il grande inganno. Le assicurazioni, come qualunque altro genere di tasse, sono soltanto un sistema per rendere l'essere umano schiavo. Schiavo del proprio lavoro, un lavoro che è estenuante, serve soltanto a succhiare le energie, mentre il potere non lavora. Il potere sfrutta il lavoro altrui,
Il potere dirige, comanda, è seduto in una poltrona mentre tu fatichi. Questo è fondamentale, perché come dicevo prima, se ci limitiamo a considerare l'assicurazione in quanto tale, non vediamo l'aspetto a 360 gradi, non capiremo mai, non usciremo mai da questa matrice di schiavitù, perché c'è l'assicurazione, ma c'è anche il bollo, ma c'è anche l'INPS, c'è l'INAIL, c'è l'IVA, ci sono miriade di balzelli che però tu paghi col sudore della tua fronte, mentre qualcuno seduto sulla tastiera di un computer crea tal nulla, come il più bravo mago Silvan, no? Simsalabim, io creo la moneta mentre tu me la devi restituire con il sudore della tua fronte. Allora faccio un altro esempio pratico, ma scusate, nel momento in cui avviene una catastrofe naturale, o meglio quando avveniva, perché adesso con la BCE e l'euro sono cambiate molte cose, ma quando lo Stato era sovrano e capitava un evento catastrofico, naturale, un terremoto per esempio, cosa faceva lo Stato? Creava la moneta in base a quello che era la somma necessaria per la ricostruzione. Allora perché non viene fatto con l'assicurazione? Visto che l'incidente è un fatto fortuito e quindi non prevedibile, allora mi chiedo perché non viene creato denaro dal nulla, come viene fatto in altre circostanze, come l'esempio che ho poc'anzi citato, per creare appunto moneta e rimediare il danno. E sono cose sottili che però, cioè, se non ci poniamo le domande non arriviamo mai alla soluzione. Il punto è che l'assicurazione, come tutti gli altri balzelli, sono tutti metodi per tenere sotto schiavitù l'essere umano, che lavora per comprarsi la macchina e con quella macchina va a lavorare. Quindi è un circolo vizioso col quale i poteri forti hanno schiavizzato l'essere umano veramente da tempo immemorabile. Bene, è chiaro che ci sarebbero tantissimi altri argomenti da affrontare. Continuano ad arrivare le domande, perché purtroppo abbiamo avuto quel problema di internet all'inizio, ma adesso il pubblico continua a crescere, le domande continuano ad arrivare, quindi ti chiedo fin da ora la tua disponibilità nelle prossime settimane con calma, magari per esempio quando si risolverà il caso di Carlo, potremo fare un aggiornamento e continuare anche a parlare di altri argomenti come già abbiamo cominciato a fare oggi. Io direi che per il momento possiamo fermarci qui, naturalmente ti cedo la parola ancora una volta se desideri aggiungere un tuo commento finale, qualcosa che ti sei dimenticato ma a cui tieni particolarmente, ma fin da ora ti propongo un appuntamento a breve per continuare da dove abbiamo terminato oggi. Io ti ringrazio e spero che se il secondo appuntamento sarà a breve termine avremo già risolto la questione di Carlo e così come la sua tante altre. Ci tengo dire paio di cose. La prima è che diciamo che ormai abbiamo gettato la pasta, l'acqua bolle e la pasta sta incominciando a cucinare. È solo una questione di tempo, ma quest'anno 2017 è fondamentale e vedrai che col proseguo delle settimane, dei mesi, nel corso di quest'anno il processo di risveglio sarà in accelerazione e io questo lo sto notando. Posso citare uno scambio di vedute accaduto alla questura di Nuoro, dove siamo stati comunque circondati e trattati da terroristi, dove il personale della questura ha comunque stilato atti falsi, dichiarando il falso, in totale falsità e disonore. In ogni caso qualcuno di loro a quattro occhi ci ha fatto dei complimenti e ci ha chiesto anche per loro di non mollare, perché non ne possono più nemmeno loro, almeno di quella parte che è cosciente. Poi c'è quella parte incosciente, come qualcuno mi è venuto a dire, io credo in quello che faccio, beh ti faccio gli auguri perché a questo punto sei più morto che vivo. E ultima cosa che, se mi permetti, vorrei aggiungere, posso eventualmente lasciare due link per chi volesse approfondire il discorso, per chi è a digiuno completamente. Uno è il sito del Tribunale Popolare, che è poverello, no? Come le nostre tasche, però sincero, ed è cortesovrana.it, e poi un altro sito dove possono approfondire, diciamo, un po' a 360 gradi i temi che abbiamo
appena toccato oggi, accennato, che è il gecko.tv. Scusami, il primo è cortesovrana.it, il secondo, esatto, non l'ho capito, puoi ripeterlo scandendo meglio, per favore? Il gecko è quell'animaletto che mangia gli insetti, che si assomiglia alla lucertola, il okay. gecko.tv. Il gecko con una sola C. Due C. Ah, il gecko, ma si scrive con due C, gecko? Due C, se ricordo bene sì. Ah, ok, guarda, io sono stato sposato con una sarda e quindi ho imparato che voi sardi sulle doppie a volte sbagliate. Io ero convinto si scrivesse con una sola C. Comunque il sito è il... Il sito è con due. Il gecko.tv. Sì. Bene, quindi cortesovrana.it e il gecko.tv. Giancarlo, sono veramente molto contento di aver avuto questa opportunità, anche se, come ho detto all'inizio, avrei preferito non averla, visto che abbiamo esordito parlando di questa detenzione illegittima e assolutamente criminale da parte di un essere umano sovrano che non ha commesso nessun crimine. E comunque l'auspicio è che noi possiamo fare un'altra trasmissione come questa prestissimo, anche fra pochi giorni, non appena ci sarà la notizia che Carlo è stato rilasciato e che si sarà capito che loro hanno fatto solo un grande errore e che alla fine, in qualche modo, magari chiedendo scusa, come dicevi tu prima, pensano di riparare, ecco, questo errore. Perché per sono fortuna... certo che Carlo accetterebbe le scuse. Guarda, ci metto la mano sul fuoco. Io dall'audio che ho sentito, io ovviamente ho sentito la voce, non ho il piacere di conoscerlo personalmente, ma ho capito che è veramente una persona molto molto ragionevole. E quindi sono certo anch'io che le accetterebbe, quindi io auspico che queste scuse arrivino e che soprattutto, però, perché le scuse, d'accordo, per riparare il passato, però intanto interrompiamo il crimine, cioè liberiamolo. Assolutamente. Ecco. Assolutamente. Giancarlo, io ti ringrazio naturalmente chi ci ha seguito fin qui, vi ricordo l'appuntamento di oggi, essendo giovedì, fra poco meno di un'ora, alle 19, alla conquista di se stessi con Silvano Agosti. E quindi per questa volta è tutto, ma come avete sentito spero veramente molto presto di fare una seconda puntata, diciamo, di questa chiacchierata fra esseri umani con Giancarlo di Tiamat, che ringrazio ancora una volta. Ciao carissimo, grazie, ciao a tutti voi. Grazie, Salvo. Ciao, alla prossima. Cari amiche, cari amici, ricordatevi che Salvo 5.0 vive solo delle donazioni. Fedia TV è attenzione.